Allora, buongiorno. L'occasione di questo workshop sul carpooling di oggi è stata data da un momento di incentivo al carpooling che è stato attivato in occasione delle giornate dei mobility manager alla Fiera di Roma, in cui sono stati invitati i mobility manager degli enti e delle aziende di Roma a conoscere una nuova funzionalità che l'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità indica come ottimale per poter dare e ricevere dei passaggi in una città difficile come Roma. E si tratta di un'applicazione nuova che sviluppa già quella esistente di Moovit, che consente di coordinare e sincronizzare gli spostamenti condivisi in auto con i servizi di trasporto pubblico in un tempo diciamo reale, no? In base ai dati disponibili. Ho così pensato di invitare i dipendenti che potevano essere interessati a queste possibilità e i colleghi della rete dei Mobility Manager di Roma ad ascoltare, e ho anche colto l'occasione per analizzare quelle che possono essere alcune criticità o spunti per delle soluzioni all'interno delle amministrazioni e allo stesso tempo per confrontare diverse opzioni di app che esistono e che sono messe a disposizione per effettuare il carpooling di ente. Ci sarà una mia introduzione, forse un po' noiosa e devo anche dire che sto parlando a un pubblico non omogeneo, parlo ai dipendenti per fare loro capire quello che possono fare, le opzioni di scelte e cosa si può chiedere all'amministrazione. Agli altri mobility manager come possono proporre questo strumento all'interno della loro ente amministrazione. Io ricomincio sempre con una premessa che riguarda noi mobility manager, perché agiamo sulle persone e dobbiamo attivare un momento di cambio delle abitudini e delle scelte di mobilità. Questo avviene sulla base di noti studi di marketing quando una persona ne ha la capacità, quando ne ha l'opportunità, quindi ha a disposizione nuovi servizi, come in questo caso. Quando ha uno stimolo a cambiare, e lo stimolo è quello che deve ricercare il mobility manager. E per fare scattare questo stimolo vi sono vari tipi di soluzioni, sperimentate anche a livello europeo, anzi forse soprattutto a livello europeo. E gli stimoli vengono dall'esterno, trovare posto auto quando si arriva la mattina e si è dato un passaggio, ma sono anche interni, facciamo il caso della mobilità sulla base della forza motoria, vengo al lavoro in bicicletta, sono soddisfatto, comincio la mia giornata perché mi sento bene. Questo è uno stimolo intrinseco alla persona. Possono esserci dei vantaggi materiali e dei vantaggi virtuali, ve lo farò vedere. Adesso in un mondo sempre più smart ci sono, no, delle idee che ci vengono trasferite di guadagnare dei punti, di arrivare verso un obiettivo, no? Di avere un premio. Que di questo sto parlando. Vi faccio un esempio di una buona pratica. La buona pratica è in un'amministrazione pubblica che è quella della provincia di Trento, che ha una piattaforma che gestisce un numero di utenti, di una buona percentuale di utenti rispetto ai dipendenti che sono 4.700 circa, diciamo siamo una quota del quasi l'8% che è iscritta a questa piattaforma e condivide il passaggio mediante questo sistema. Quello che è interessante, ve lo dico, perché è un modo in cui l'amministrazione ha raggiunto i dipendenti ed è riuscita a sottoporre un questionario su tutte le abitudini di mobilità. Questo
Ecco, questo per noi è interessante come mobility manager, conoscere le abitudini di mobilità di ognuno dei dipendenti per poter suddividere i gruppi target, individuare i bisogni e indirizzare verso le possibili scelte. Noi parliamo in generale di ride sharing perché l'hanno inventato, pensato negli Stati Uniti ancora negli anni Ottanta, in sostanza di condividere l'automobile per aumentare il coefficiente di utilizzo e parliamo di carpooling in questo caso quando si ha il possesso dell'automobile, mentre nel car sharing l'automobile non è nemmeno di proprietà. Questo contesto, la spinta al comportamento, alla scelta di mobilità verso altre soluzioni, deve essere facile e deve considerare, in questo caso, la selezione di un compagno di viaggio. In questo caso noi stiamo considerando i colleghi dell'ambito di lavoro. Quando ci è stato proposto anni fa un sistema più generale, la prima obiezione era questo: con chi condivido il viaggio? Se è una persona che non conosco, non ho un rapporto di fiducia. Però anche costruita una piattaforma da parte di Roma Servizi, in cui noi avevamo il nostro account di ente di amministrazione, non si sono costituiti che una parte minima di equipaggi, quindi ci sono degli altri fattori evidentemente che incidono. E ricorderei anche che questa opzione di condividere lo spostamento riguarda anche lo spostamento lavoro-lavoro, quando ci si deve recare da una sede all'altra, quando si hanno più sedi. In questo caso lo spunto è venuto proprio da Moovit ed ha confermato un'idea che avevo anch'io, che la migliore proposta poteva essere per la creazione di equipaggi, quella di considerare lo spostamento più frequente in sostituzione della carenza di trasporto pubblico, che è quello dalla sede all'appunto di scambio intermodale, che è quello della metro Fermi nella nostra sede di Eur. Quindi o dalla metro verso la sede o dalla sede alla metro, questo poteva essere un'occasione per dare un passaggio al collega. Vi sono però delle condizioni, bisogna ricordarsi che è uno spostamento in itinere, quindi uno spostamento è parte dello spostamento casa-lavoro. Non tutti quelli che possono dare questo passaggio possono farlo in assoluta sicurezza e perché vi devono sussistere delle condizioni assicurative. Questo è una tavola che esemplifica la disseminazione delle provenienze dei colleghi, quindi immaginare l'aggregazione di equipaggi per fasce orarie da una simile dispersione non è facile. Ricorda che il 65% dei dipendenti, nella media della città di Roma, utilizza l'automobile, quindi potenzialmente di questo 65% qualcuno che dà il passaggio alla metro c'è sicuramente. A oggi già ci sono degli equipaggi spontanei nello spostamento casa-lavoro e anche delle persone che già hanno già il passaggio dalla metro verso la sede. Queste sono delle informazioni spontanee. Se si ha uno strumento agile sicuramente si può incrementare. Vi sono delle condizioni che facilitano in questo momento gli equipaggi che si sono formati. Il tipo di orario che noi abbiamo, che ha una buona flessibilità, soprattutto in ingresso alle 7 di mattina, anche se purtroppo se ne stanno ridiscutendo i termini, e questo evita il momento di punta. Quindi se è facile, agevole arrivare al lavoro nell'orario al di fuori della massima punta, è anche possibile dare velocemente un passaggio. E ovviamente, come vi dicevo, il contesto di Roma, vi volevo mostrare anche una slide, insomma, si sa, relativamente alle nostre sedi, ho fatto un'analisi della congestione, chi arriva intorno alle 8 si ritrova tutte le principali arterie congestionate, se viene dai castelli, dalle varie direzioni che vi ho fatto vedere, provenienze esterne,
si trova in una condizione impossibilitata e quindi non potrebbe nemmeno dare un passaggio ai colleghi. Allora, sintetizzando, questi sono i vantaggi di cui vi parlano tutti quelli che parlano di carpooling: significa meno auto in circolazione perché c'è un maggiore coefficiente di occupazione delle auto, una migliore congestione del traffico perché ce ne sono di meno, una minore occupazione di suolo perché anziché arrivare tre automobili ne arriva una con almeno tre persone, e una maggiore coesione sociale, un'opportunità di conoscersi e condividere. Allora, per il percorso, vi ho detto ci sono due casi, il percorso casa-lavoro e il percorso dal lavoro al punto di scambio intermodale. Nella prima ipotesi la condizione è una concordanza della fascia oraria, in ingresso in o in uscita, e quali sono le potenzialità di aggregazione in base da dove si proviene. Nel caso dell'ultimo miglio, cioè dal spostamento dal lavoro alla metro, vi sono delle condizioni: ci deve essere un'intermodalità, una possibilità di trovare tanto la metro quanto l'autobus, una necessità di sincronizzazione con i mezzi, quindi prendere il passaggio per arrivare in tempo, diciamo se devo prendere il treno per esempio a Piramide, arrivare, prendere la metro, in quel tempo vedere subito quando io posso trovare il treno o il terzo mezzo che io devo prendere. Anche qui c'è una condizione di concordanza della fascia oraria in ingresso o in uscita. Veniamo ora ai possibili incentivi. Per il dipendente che offre il passaggio, ovviamente si parla di un rimborso, di una possibilità di trovare il posto auto se sono limitati nella zona in cui si ha la sede, e una integrazione della copertura assicurativa per lo spostamento in itinere. Per l'ente pubblico, quali sono questi vantaggi? Sicuramente una coerenza con la mission, un rafforzamento dell'immagine. Noi siamo ISPRA, un istituto che si occupa di salvaguardia e di tutela ambientale. Però c'è una coerenza anche con gli obiettivi di benessere aziendale, perché il percorso casa-lavoro è parte del benessere, può essere considerato parte del benessere aziendale. Infine, dal punto di vista energetico, potrebbe teoricamente essere considerato alla fine di una richiesta dei certificati bianchi e quindi portare anche un beneficio di tipo economico. Se fosse sviluppato, io ritengo, assieme a tutte le altre misure che i mobility manager mettono in campo, la navetta piuttosto che il car sharing, insomma, cumulativo. Io vi ho dato un esempio quantitativo, perché l'Enea ci dice nelle linee guida 60 dipendenti con una coefficiente di occupazione pari a 3, che compiono 20 km al giorno, conseguono un risparmio da 10 a 15 tep all'anno. Chi si occupa di queste cose comincia a seguire il discorso anche da questo punto di vista, oltre ai benefici ovviamente indotti ambientali che questo comporta. Vi sono tuttavia delle condizioni al cambiamento: diventare smart, utilizzare quindi un telefono, un dispositivo mobile, avere una facilità anche nell'uso dei social senza troppe, diciamo, con un utilizzo finalizzato, diciamo. Però bisogna anche guardare la propria assicurazione, magari vedere che le condizioni siano quelle idonee o migliorarle. Bisogna essere disponibili a pagare il caffè al collega che ha dato il passaggio alla metro da parte di chi riceve il passaggio. O, come nel caso di Moovit, bisogna ricordarsi che queste transazioni in questo momento sempre più sono portate alla mediazione di carte di credito, quindi essere disponibili a mettere le proprie coordinate della carta prepagata in un sistema di mobilità. Ma vale anche per il car sharing: insomma, io ho dato le mie coordinate di carta di credito al car sharing al servizio a cui mi sono iscritta. Per l'ente pubblico, chiaramente rendere disponibile dei posti auto in via sperimentale, in base al questionario che
sottoposto al gruppo di dipendenti interessati, individuerò il numero con cui partire per la sperimentazione del carpooling di Roma Servizi in Ispra e ovviamente, come dicevo, il dialogo aperto con gli operatori e chi che propongono piattaforme di carpooling e app per il carpooling. E come mobility manager, ovviamente la mia preoccupazione è sempre di monitorare il servizio, quindi a loro chiedo, nel momento in cui scegliamo un'opzione, di avere quantomeno quanti utenti e percorsi che hanno fatto. Questo consente, con gli strumenti che abbiamo, di fare anche qualche valutazione ambientale, oltre che chilometrica. Infine, l'amministrazione potrebbe considerare, sarebbe invitata a considerare l'integrazione dell'assicurazione del percorso in itinere. So che qualche azienda lo ha fatto, cioè una copertura addirittura 7 giorni alla settimana per il dipendente, ma si tratta di un'azienda che è un'azienda di tipo assicurativo, quindi l'ha pensato a monte questa copertura integrale. Quindi anche per la bicicletta, loro nell'uso della bicicletta, prima che avvenissero le recenti modifiche, erano tutelati. Vi dicevo, il mobility manager deve capire i vantaggi e le criticità per i propri sedi e dipendenti, deve creare le condizioni favorevoli e impostare le norme di organizzazione. Questo gli operatori non lo sanno, ma quando si dice tu puoi utilizzare una parte del parcheggio, devi individuare dov'è, quando, come, no? E probabilmente una delle soluzioni ai problemi assicurativi è anche quella di fare sottoscrivere una forma di liberatoria, no? In cui il dipendente che parcheggia dal passaggio garantisce determinate condizioni, no? Si impegna a garantire e libera l'amministrazione da tale impegno. Ovviamente il mobility manager sarà impegnato a chiedere le cose all'amministrazione, quindi, come vi dicevo, il posto auto, dovrà cercare di monitorare il servizio e, questo riguarda le nostre attività, comunicare nell'occasione della European Mobility Week, oppure negli incontri con Roma Servizi per la mobilità, insomma con i mobility manager di area, si comunica la propria esperienza, il numero di dipendenti, chilometri percorsi, insomma come abbiamo vissuto questa esperienza. Per finire, un paio di strumenti interessanti, ma per dirvi che il mondo è molto vasto e ci sono diversi approcci e piattaforme e app. Queste due sono una della Regione Lazio che sta cercando con un progetto europeo di coordinare tutti i fornitori di servizi e di trasporto pubblico in un'unica piattaforma per fornire indietro una possibilità di muoversi in tutto il Lazio in modo coordinato, no? Questo è un'ottima iniziativa in sviluppo. E invece devo dire che ho trovato interessante Itch a Ride. Itch a Ride perché è una piccola app americana praticamente parte dal contesto dell'utilizzo del social. E direttamente tra le persone, ma questa non è una condizione applicabile in Italia, c'è la fiducia con chiunque. Se tu hai gli amici su Facebook e gli dici che mi dai in cambio del passaggio, ti offro il caffè e il cornetto, lo fai direttamente dall'applicazione. Questo era per dirvi che si può fare con queste cose. Questa altrettanto interessante, secondo me, perché l'ha pensato, se non sbaglio, ha sviluppato un fisico insieme a dei creatori di immagine, di marketing, e questa è Zoods, è social ride sharing, sempre con il concetto di condividere dal basso il passaggio, e ha creato una sorta di moneta virtuale. Quindi lo Zoods è questa moneta che io ottengo e scambio per questo passaggio.
Cosa è mancato secondo me? Qual è il punto, il passaggio che manca magari anche in queste idee dal basso? È il collegamento con i mobility manager di area. Se il mobility manager di area veicola l'iniziativa che può funzionare, allora si crea anche il rapporto di fiducia con le amministrazioni. Altrimenti rimane una delle tante applicazioni di cui non sai se vale la pena fare l'uso. Concludendo e ribadendo un po' le cose che ho detto, ci sono delle condizioni ideali per parlare di carpooling dalla sede alla metro in Ispra. Quattro aspetti da considerare. Una è sicuramente quello degli incentivi che deve dare l'amministrazione. L'altra è quello del un fattore che è quello del tempo, essere al di fuori delle orari di punta per avere un massimo della condivisione, sto dicendo, avere dei posti auto e avere la disponibilità a condividere il passaggio con un collega. E quindi bisogna avere dei posti di parcheggio, vi faccio un esempio, bisogna avere un rispetto delle fasce orarie che si concordano con i colleghi, bisogna avere questa copertura assicurativa integrata e la condizione che ci sta facendo scattare l'interesse per il carpooling purtroppo è quella di un insoddisfacente servizio di trasporto pubblico nell'ultimo miglio, perché se no non saremo qua a cercare questa soluzione. Poiché in questo caso, vi dicevo, la provenienza sarà costante e l'assistenza sarà fissa. Basta forse... e ricordo, non è casuale questo workshop, poiché l'European Mobility Week quest'anno ha questo slogan: mobilità pulita, condivisa, intelligente. E l'azione è: condividendo si ottiene di più. E quindi penso che esserci attivati abbia un significato. Vi invito, se possibile, a rispondere al questionario, perché già mi sta dando qualche indicazione sulle leve che dobbiamo mettere per spingere a condividere il passaggio.